Don Paolo Medei, un po' sulla stessa linea di gara 1, l'Ube che sfiora la rimonta al quarto set e si ferma sull'ultimo punto. La tua analisi della partita? C'è una parte molto positiva, che questa squadra comunque dimostra di non mollare. Eravamo riusciti ancora una volta a cambiare il corso della partita, a rimontare, e siamo andati vicini anche al quarto set. La parte negativa è che bisogna partire meglio, non è possibile ogni volta entrare in partita nella seconda parte di gara. Contro Perugia questo non ce lo possiamo permettere, siamo riusciti a ribaltare gara 2, però tutte e tre le partite non siamo mai riusciti a giocare al nostro massimo sin dall'inizio, e soprattutto bisogna che siamo più lucidi, perché tutti i break importanti che abbiamo preso in questa partita sono iniziati con i nostri errori, e quindi li abbiamo un po' aiutati. Quindi bisogna assolutamente che partire meglio e essere più lucidi, sfruttare meglio alcune situazioni, perché Perugia è una squadra di altissimo livello e non ha bisogno dei nostri regali. Maika Christensen, gara 3, si è chiusa con la vittoria di Perugia per 3-1, dicevamo con Medei un po' sulla falsa riga di gara 1. Cosa non c'è stato oggi e cosa servirà a martedì secondo te? Abbiamo fatto tanti errori oggi, non abbiamo giocato bene, basta, punto. Dobbiamo iniziare un po' meglio, non possiamo andare sempre 0-2 e iniziamo la partita così. Quindi aspettiamo che partiamo molto molto meglio martedì. Questa Lube può ancora farcela. Ma certo, se non crediamo questo non entriamo in campo. La serie è lunga, dobbiamo vincere a casa questa partita, e pensiamo solo di questa partita. Drago Stankovic, un'altra battaglia in gara 3, non ce l'ha fatta la Lube neanche stavolta a espugnare il Palo Evangelisti. Già pensate a martedì o qualcosa da ripensare su questa gara? Ma c'è poca cosa da ripensare, poco tempo per ripensare, per reagire. Noi sappiamo che la serie può finire a casa nostra, facciamo tutto di prolungarla, di tornare qua e combattere ancora per lo scudetto, però dobbiamo fare ancora di più. Oggi per l'ennesima volta l'abbiamo persa noi, per l'ennesima volta abbiamo preso 15 ace per una partita e pochi ace fatti, quindi contro una Perugia che batte così, e non è una cosa sconosciuta, lo sappiamo che battono così, dobbiamo stare più bravi e più attenti sui loro giri di battitori forti. Non siamo stati bravi oggi, ancora persa per pochi punti, non possiamo fare nient'altro.